Grazie dottor Foglia, grazie al presidente Campus per questa opportunità. Cercherò in una ventina di minuti di sfatare alcuni miti e di darvi magari alcune informazioni che riguardano questo materiale che oggi è sicuramente nell'occhio del ciclone, probabilmente più per colpa dei comportamenti che non per colpa propria, però certamente qualcosa andrà fatta. La prima cosa e cercare di capire la dimensione del fenomeno. Quando si parla di plastica, io inizio sempre dicendo che la plastica in realtà non esiste, non perché siamo plastic free, ma perché di materiali plastici ne abbiamo talmente tanti che è difficile poterli inserire all'interno di una sola definizione. Qui vi ho riportato i 7 logo che vengono normalmente utilizzati nel settore degli imballaggi e che rappresentano le 6 plastiche più utilizzate come imballaggi e poi diciamo quelle che sono le altre. E voi capite la complessità di poter gestire poi all'interno di ogni singola famiglia ulteriori sottofamiglie, solo nel caso del PET, che tra l'altro è anche una delle molecole più semplici, ci ritroviamo per esempio con 3 tipologie diverse, una che è quella che normalmente viene usata come fibra tessile, un'altra che magari viene usata nel settore degli imballaggi, tutti abbiamo in mente la bottiglia di acqua minerale, ma ci sono anche applicazioni tecniche, ad esempio nel settore dei pneumatici. Se prendessi tutte le altre famiglie probabilmente avremo 20, 30 o addirittura di più tipologie o sottofamiglie di prodotti per tutte le varie applicazioni in cui le plastiche vengono utilizzate oggi. Ma non abbiamo soltanto un problema di numerosità di plastiche, abbiamo poi un problema anche di numerosità di additivi e di altri materiali che vengono additivati ai polimeri per creare poi i beni durevoli. La plastica che qui non vi ho riportato è quella che diciamo non rientra nelle cosiddette plastiche di origine fossile, ma sono le cosiddette bioplastiche, perché ovviamente sono 2 campi e 2 settori completamente diversi che convivono in termini applicativi ma hanno vita utile e fine vita completamente diversa, soprattutto quando parliamo di bioplastiche che poi possono essere biodegradabili e compostabili. Ricordiamoci che mentre per le plastiche di origine fossile dobbiamo sempre avere un fine vita nella raccolta differenziata della plastica, quando parliamo di bioplastiche biodegradabili e compostabili devono essere conferite con l'umido, quindi non solo un'origine di materia prima completamente diversa che è normalmente di origine naturale, ma anche un fine vita completamente diverso, uno va al recupero di materia, l'altro va a un recupero organico, quindi sono già 2 cose molto distinte. In termini numerici è un'altra cosa che molte volte sfugge: a livello mondiale il consumo di plastiche nel 2017 ha superato i 330 milioni di tonnellate, il numero di confronto per quanto riguarda le bioplastiche è intorno ai 2 milioni e mezzo, 3 milioni, quindi stiamo parlando di una scala di 1 a 100. Se ci limitiamo ai consumi in Europa e in Italia, qui vedete più o meno dei dati 2017 che però non sono molto diversi da quelli del 2018, in Europa il consumo è stato intorno ai 50 milioni di tonnellate, l'Italia trasforma 7 milioni circa di tonnellate, trasforma ma non consuma, perché l'Italia poi è un netto esportatore di beni fatti in materia plastica. Quello che effettivamente rimane come consumo in Italia sono poco più di 5 milioni di tonnellate, quindi 2 milioni altri vengono esportati. I settori principali di utilizzo delle plastiche è il settore dell'imballaggio, e quindi qui vedete un ordine di grandezza del 40%, e una delle componenti ovviamente più critiche per quanto riguarda l'applicazione nel settore degli imballaggi è il suo fine vita. Si assume che tutto quello che viene utilizzato come materia prima nel settore degli imballaggi immediatamente diventi rifiuto, quindi di fatto la composizione dei rifiuti all'interno di quello che è il monte rifiuti in plastica per la stragrande maggioranza è fatto da imballaggi. Qui vi ho riportato una suddivisione per quanto riguarda l'Europa, come vedete poi sui 17-18 milioni di tonnellate circa di rifiuti di imballaggi in plastica che si genera in Europa, ne avviamo a riciclo e a recupero circa l'80%. Riciclo vuol dire che viene recuperata la materia, quindi è un recupero di materia. Il recupero vuol dire che si recupera l'energia che è all'interno del materiale plastico. Insieme il recupero totale vale circa l'80%. Purtroppo ancora 3 milioni e mezzo di tonnellate finiscono in discarica, e questo ovviamente è uno dei problemi che dovremmo affrontare come filiera del settore, perché non solo ci sono i target che abbiamo visto per quanto riguarda il 2025 e il 2030, il 50%, il 55%, ma c'è anche un discorso
di risorse. Noi sprechiamo mandando in discarica una risorsa preziosa che può essere riutilizzata, riciclata o recuperata. Una componente importante che vedete nel piccolo grafico che c'è in alto a destra è che a fianco al riciclo meccanico, che è il recupero di materia, che è un po', diciamo, quello a cui tutti siamo abituati quando parliamo di riciclo nelle materie plastiche, ormai ci sarà la necessità di affiancare anche il cosiddetto riciclo chimico o il feedstock recycling, come lo chiamano molto più pomposamente gli americani. Perché? Primo, perché alcuni materiali, lo vedremo poi a fine presentazione, non sono facilmente o addirittura non sono per niente recuperabili da un punto di vista meccanico, ma soprattutto perché non abbiamo un mercato a valle per le cosiddette materie prime e seconde sufficiente a consumare l'eventuale prodotto che noi metteremo a disposizione. Oggi l'unico prodotto che ha un mercato che supera, quindi una domanda che supera l'offerta, è il PET da bottiglia, quindi quel prodotto lì oggi è più ricercato della materia prima vergine, per assurdo, mentre tutti gli altri materiali normalmente la situazione è esattamente opposta, perché le applicazioni delle materie prime e seconde ancora non si sono sviluppate sufficientemente per poter poi essere utilizzate, sia in termini di qualità che di quantità. Un breve accenno, perché questo può essere utile poi anche per chi magari di voi si occupa di imballaggi all'interno della propria azienda. Abbiamo provato a riassumere quelli che potrebbero essere i fattori che in qualche modo possono ostacolare l'avvio invece al riciclo di un imballaggio, di cui alcune volte ci si dimentica quando si va a costruire un prodotto e si pensa ovviamente prima di tutto al contenuto, perché il contenuto è la quota di importanza ed è quella che soprattutto nel vostro settore ha dei valori incommensurabili rispetto al contenitore, ma ci si dovrebbe ricordare anche di quello che è il fine vita di quell'imballaggio. Quando il vostro prodotto sarà stato consumato, in ogni caso quell'imballaggio dovrà essere smaltito. Alcune, diciamo, dei fattori che possono in qualche maniera ostacolare l'avvio riciclo ve li ho riassunti qua. Una potrebbe essere la combinazione problematica di materiali. Se noi mettiamo insieme della plastica con dell'alluminio o della plastica con della carta, vi posso garantire che è sostanzialmente impossibile recuperarli, perché la separazione diventa quasi un'opera non sostenibile. Possono mancare le infrastrutture, per esempio per la raccolta differenziata. Oggi in Italia quasi tutti i comuni italiani ormai per legge devono fare la raccolta differenziata, ma non necessariamente poi le strutture sono prossime magari al cittadino, sono comode perché magari il camion passa soltanto una volta alla settimana e io ho l'umido da raccogliere, questo umido naturalmente io una settimana non lo voglio tenere, allora lo butto via insieme a tutto il resto. Quindi le infrastrutture sono sicuramente importanti. Ci sono dei limiti tecnologici. Oggi le attività di separazione e selezione dei vari polimeri viene fatta in automatico. Nei nostri centri di selezione distribuiti in tutta Italia abbiamo ancora i cosiddetti selezionatori, ma diciamo che la parte più importante viene fatta tutta in maniera automatica, ma ci sono dei limiti alle letture. Una delle cose principali che per esempio bisogna sempre ricordarsi è che siccome sono delle letture fatte col near infrared, quindi con un infrarosso vicino al visibile, il colore nero non viene letto. Nella cosmesi il nero ha una sua percentuale di utilizzo vastissima, perché richiama magari i capelli neri, magari perché ha un profumo particolare o perché in qualche modo viene visto come un colore fashion. Ecco, sappiate che quell'imballaggio non potrà mai essere riciclato, proprio perché per natura è fatto di un colore che non è separabile dagli altri. Un'altra cosa a cui bisogna ovviamente stare attenti è che il riciclo non può essere fatto a consumo di risorse infinito, ma bisogna tenere conto che le risorse devono essere comunque sostenibili e quindi anche il discorso di risorse e di energia deve essere in linea con quello che è il processo, oppure che non ci siano delle quantità sufficienti. Io posso avere magari dei prodotti che sono nati per essere riciclabili ed essere riciclati, ma se il flusso che ne ho a disposizione non è adeguato non riesco poi ad avviarlo al riciclo. E l'ultima cosa, quello che ho detto prima, anche di avere un mercato per questi prodotti. È necessario però ovviamente continuare in quella che è l'attività di ottimizzazione e di innovazione degli imballaggi. In alcuni casi l'ottimizzazione è arrivata a plateau, per cui non c'è più spazio per poter ottenere dei risultati in termini di riciclabilità e quindi è necessario magari passare dall'ottimizzazione all'innovazione. In altri casi questo si può ancora fare, tenendo presente due fattori importanti. Uno, che quando si progetta, quindi quando si parla di ecodesign, quando si parla di progettare un imballo nuovo, prima lo si fa e minori sono gli impatti da un punto di vista dei costi. Se io mi accorgo di aver fatto un errore nella progettazione
azioni in ballo, mentre sto per promuovere un prodotto, addirittura sono sul mercato, il costo che ho per andare a modificarlo in termini di investimenti, di macchinari, di pubblicità, eccetera, è ovviamente molto più alto che se non facendolo a monte, quando già in sede di progettazione di tutto il corpo del prodotto, compreso il suo imballo, li ho presi dall'inizio. Quindi queste due curve che vedete sulla sinistra rappresentano un po' questo fattore. Il secondo è quello dello spreco o meno di risorse. Allora, ci può essere uno spreco di risorse se io faccio un over packaging, cioè se utilizzo più materiale di quello che effettivamente è necessario. Io ricordo ancora che per una volta si comprava magari un software e lo software era una scatola di cartone, dopodiché uno l'apriva e c'era dentro una scheda alta così, e tutto il cartone era semplicemente per scrivere, scusate, Microsoft, no, e tutto il resto. Quindi questo è un over packaging useless, inutile, che non serve ovviamente allo scopo del prodotto. Però dall'altra parte non si può neanche esagerare all'incontrario, perché l'under packaging è ancora più pericoloso. Vedete che la curva è molto più inclinata, proprio perché se sbaglio invece al contrario e faccio un prodotto con un imballaggio non adeguato, il rischio di perdere risorse che sono contenute nel prodotto sono molto più alte da un punto di vista dell'impatto economico ed ambientale che non magari mettendo qualche grammo in più di imballaggio. Questo equilibrio, questo trade-off vi deve guidare se siete nel mondo degli imballaggi, perché è sempre un trade-off complicatissimo. Da una parte avrete il marketing che vuole avere più spazio possibile per scrivere il nome in grande, dall'altra avrete magari il direttore di stabilimento che vi dice ma qui costa troppo, non ci stiamo dentro, il prodotto non è competitivo. L'altra cosa che è una new entry nel nostro settore è la definizione operativa di riciclabilità. Su questo argomento si sta discutendo ancora a livello europeo e non si è trovato ancora un accordo, perché definire la riciclabilità di un bene è una cosa molto complicata. Qui abbiamo provato a farlo per quello che riguarda il nostro settore, che è quello degli imballaggi, mettendo in fila le quattro condizioni minime necessarie per poter definire un bene, o in questo caso un imballaggio, riciclabile, che magari è fatto con un prodotto riciclabile, con un materiale riciclabile, ma non lo è lui come bene. La prima cosa deve essere raccolto. Se io un bene non lo raccolgo, per esempio magari in Francia i piatti di plastica non sono raccolti, pur essendo fatti di un ottimo polistirolo, certamente quel prodotto non verrà riciclato. Quindi la prima cosa è entrare in un circuito di raccolta. La seconda, che possa essere selezionabile, cioè quando entro in un centro di selezione io devo avere la capacità di distinguere dagli altri prodotti, perché se rimane insieme ad altri prodotti chiaramente diventa non recuperabile da un punto di vista della materia. Il terzo è di poter essere poi utilizzato in un processo di riciclo, cioè quindi di avere effettivamente la capacità di poter riciclare quel bene in maniera sostenibile. E la quarta è che ci sia un'applicazione per quel materiale, cioè se io faccio un granulo splendido ma che nessuno poi mi compra, questo non è riciclare, è semplicemente trasformare una materia in un'altra materia che però non è effettivamente riciclata. Su queste definizioni, ripeto, ci sono numerose discussioni ancora in corso, anche perché su questo poi si scatenano tutta una serie di discorsi che per esempio riguardano i target da raggiungere, perché se dobbiamo raggiungere il 50, il 55, il 60 o quello che sia, questo è il modo in cui ci misureranno, e quindi questo diventa poi fondamentale anche a livello di sanzioni piuttosto che di valutazione dei dati. Cosa ha fatto fino ad oggi il consorzio? Noi ci occupiamo esclusivamente della raccolta degli imballaggi in plastica, all'interno del consorzio invece più ampio che il CONAI, che raggruppa tutte le filiere dei vari imballaggi, vetro, carta, legno, eccetera. Nasciamo nel 97 e in questi 20 anni abbiamo portato la raccolta differenziata dalle 100.000 tonnellate, che era il dato 97 quando il consorzio è nato, a circa 1.070.000 tonnellate nel 2017. Nel 2018 il dato non è ancora ufficiale, ma è sostanzialmente un consuntivo, siamo arrivati a 1.200.000 tonnellate raccolte di soli imballaggi in plastica. Questo porta la media nazionale intorno a 18-18,5 kg per abitante, che comincia a essere un numero estremamente interessante. Ovviamente l'Italia è sempre fatta da diverse velocità, abbiamo regioni dove si raccolgono anche 24 kg pro capite, come può essere il Veneto, abbiamo la Sicilia che è ancora zoppica ed è poco sotto i 10 kg per abitante. Quindi abbiamo delle distanze da colmare, però sicuramente il trend è positivo e come vedete la curva non si ferma mai, cioè una curva che comunque è in trend di crescita ogni anno. Questo vuol dire che quando il cittadino, il consumatore viene messo nelle condizioni di fare la raccolta differenziata, non smette più di farla, perché diventa poi una consuetudine, diventa un modo di essere e di vivere.
Di questo 1.070.000, circa 560.000 le abbiamo avviate a riciclo e quindi a recupero di materia come consorzio, a cui si sommano circa 400.000 tonnellate di imballaggi in plastica che sono invece stati recuperati dal settore cosiddetto commercio industria, che è parallelo al nostro. Noi ci occupiamo esclusivamente del post consumo domestico, ma ovviamente se ci sono dei sacchi industriali, se ci sono dei copripallet, se ci sono degli altri imballaggi come quelli magari dei supermercati eccetera, tutto viene recuperato perché ovviamente è un materiale che ha un valore. Oggi siamo lontani da quel famoso 55, ma siamo comunque con un 43,5% di imballaggi in plastica riciclati leader in Europa insieme alla Germania. Quindi questa è una posizione di vantaggio per quanto riguarda anche il discorso della circular economy. Qui vedete velocemente quelli che sono un po' i prodotti più interessanti avviati a riciclo. Il PET di gran lunga è quello più interessante e supera il 25%, tutti gli altri seguono. Quello che è uno dei problemi più grandi che abbiamo è il cosiddetto plasmix, quindi un misto di plastiche eterogenee non riciclabili meccanicamente, che purtroppo ancora rappresentano il 40% della nostra raccolta e che oggi deve essere recuperato energeticamente. Quali sono i contributi che abbiamo dato per esempio nel 2017 avviando le quantità che vi ho detto prima a riciclo? Qui ho messo tre esempi giusto perché magari rimangono più facilmente in testa. 750.000 tonnellate risparmiate di CO2, che sono come 770 voli andate e ritorno Roma-Tokyo, quindi giusto per dare una misura di che cosa vuol dire recuperare la materia. Oppure se volete 8.100.000 kWh risparmiati di consumo di energia, o se volete 400.000 tonnellate di materie prime vergini non prodotte, il che può equivalere in termini di peso a 40 Tour Eiffel. Cioè, da un punto di vista dell'impatto, l'avvio al riciclo rappresenta sicuramente una questione anche di sostenibilità ambientale importante. Questi sono alcuni numeri, ne abbiamo presentati degli altri, ma erano quelli che forse potevano rimanere più facilmente in testa. Un'altra cosa importante è stata fatta negli anni, cercando di ridurre sempre di più gli imballaggi, tenendo sempre in testa il bilancio under e over packaging, ma qui vedete alcuni esempi che riguardano il settore alimentare, dove per esempio la bottiglia dell'acqua minerale, ma ce ne accorgiamo spesso quando sentiamo di aprirla, che ci rimane in mano e non riusciamo neanche ad aprire il tappo, una bottiglia di acqua minerale che contiene 1,5 litri d'acqua è scesa da 40 a 25 grammi. Questo è l'impegno che l'industria ha messo, ovviamente guidata da un discorso economico, perché non dobbiamo nascondercelo, meno plastica vuol dire meno costo per l'imballo, ma vuol dire anche minore emissione di materia da riciclare nel mercato. Dette tutte queste belle cose, con che cosa ci confrontiamo tutti i giorni? Con questo. Cioè, alla fine di tutto quello che ha fatto la plastica, di tutto quello che ha fatto l'imballaggio, di tutto quello che ha garantito e permesso l'imballaggio nella sua vita utile, diventa inutile nel momento in cui arriva al suo fine vita. E il suo fine vita, invece di essere gestito correttamente dal consumatore, dal cittadino, dalle strutture, finisce dove non dovrebbe finire, cioè nell'ambiente. Questo è quello che di fatto oggi noi stiamo vivendo, è quello con cui ci dobbiamo confrontare tutti i giorni. Da questo sappiamo anche che ci sono delle ragioni per cui questi materiali finiscono negli oceani, soprattutto in certe parti del mondo dove il settore rifiuti non è gestito e quindi i fiumi, i torrenti, i canali sono il più facile esempio di trasporto per quanto riguarda i rifiuti. Qui uno studio di una università tedesca dichiara che circa il 90% addirittura sia data da 10 fiumi. Se non anche fossero invece che il 90%, solo il 70%, voi capite che la dimensione del problema sta soprattutto in quell'area del mondo. Malgrado ciò, la Commissione direttiva, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo stanno per rendere operativa una direttiva che mette al bando alcuni prodotti proprio sulla base del conteggio numerico dei prodotti trovati sulle spiagge in Europa, sulla base di un algoritmo che onestamente non è dato conoscere, ma che probabilmente tiene conto proprio del fatto che la plastica si sbriciola e quindi i pezzi che io vado poi trovando in giro naturalmente si moltiplicano. Se io ho una bottiglia di vetro che pesa 600 grammi vale uno, se ho un piatto di plastica che magari si è sbriciolato, un bicchiere di plastica che si è rotto, che magari fa 4 pezzi, vale 4 ma pesa 3 grammi. Questi sono i rapporti in cui si dovrebbe tenere conto. Certo è
che questa direttiva sta mettendo sotto pressione l'intera industria, e quindi un minuto, ho finito, è l'ultimo, e quindi dobbiamo per forza cercare anche di reagire. Il consorzio in qualche maniera si è dotato di un'attività di ricerca e sviluppo, stiamo facendo delle attività, quelle omesse solo per ricordare quelle più importanti, che riguardano il PET delle vaschette, che è difficilmente riciclabile, piuttosto che il famoso plasmix di cui parlavo prima, per trasformarlo in qualche altra cosa, il polistirolo dei piatti e dei bicchieri che da avviare al riciclo. E l'ultima cosa, che è quella che mi interessa di più spiegarvi, è quella invece della biodegradazione del PET. Si parla sempre di biodegradabilità delle plastiche di origine non fossile, quindi di origine rinnovabile. Bene, ci sono delle aziende, una in particolare in questo momento in Francia, che ha il supporto di L'Oreal per costruire il suo primo impianto dimostrativo, che è in grado di trasformare il PET nelle sue materie prime di partenza, quindi l'acido tereftalico e il glicoletilenico, utilizzando degli enzimi. Quindi è il primo caso al mondo di impianto, chiamiamolo industriale, anche se pilota, che è in grado di depolimerizzare il PET nelle sue materie prime di partenza. Questa è una nuova frontiera, è un qualcosa che ovviamente avrà 5-10 anni prima di diventare realtà a livello industriale, ma la nuova frontiera anche per le plastiche fossili. L'ultima slide, abbiamo lanciato lo scorso anno una call che abbiamo chiamato la ricerca della plastica perduta, cerchiamo idee, innovazione, supporto, tutto quello che volete, è rivolto a tutti, anche a voi ovviamente, siete benvenuti a darci le vostre proposte. E qui sono le conclusioni, però mi fermo qui, grazie.